molto felice di aver pubblicato Valentina Madonna in un momento in cui la casa editrice sta avendo degli scontri non solo di carattere nazionale ma anche internazionale. In questo momento storico della casa editrice siamo simultaneamente recensiti e apprezzati in Vietnam da una parte e in Messico dall'altra. Stiamo cominciando ad avere, diciamo, un panorama più internazionale. Con Valentina Madonna invece tenteremo un processo di export, secondo me, del Salento in maniera più intelligente, di Lecce in maniera più intelligente, perché al di là dell'aspetto, diciamo, stilistico e di contenuto, ma anche di qualità, che non lo dico io perché a me è piaciuto, il pubblico solo quello che mi piace, ma rispetto a quello che dice il pubblico, è un romanzo che sta piacendo moltissimo. Sta piacendo moltissimo perché ha un modo di dire, di narrare, di raccontare, innanzitutto non lontano da quello che è accaduto come storia della letteratura salentina e pugliese, quindi per quanto riguarda il giallo e il mistero. L'ho detto in altre occasioni, ma lo ripeto, mi fa piacere ripeterlo. Ci sono degli autori che hanno già cominciato una tradizione del giallo, del noir, strettamente ambientato nel Salento. E Valentina Madonna adesso diventa per me un punto di riferimento, ed è detto anche di quelli che stanno leggendo il libro, un punto di riferimento, diciamo, necessario per comprendere forse l'Ubiside, un lato B di questa Lecce che non è soltanto barocca, ma contiene dei segreti e delle scatole, degli scheletri nell'armadio abbastanza pesanti. Una Lecce che non è soltanto quella dei salotti bene, non è quella dell'establishment accademico, non è soltanto quello dei segreti, delle leggi razziali che hanno determinato molto molto orrore, ma è anche un tipo particolare di bellezza che è una narrazione che soltanto Valentina Madonna sta riuscendo a dare di questo territorio. Io sono veramente felice, chiudo qui, vi ringrazio per l'ospitalità, ringrazio il professor Lelli, il Jewish Museum di Lecce per l'ospitalità meravigliosa, e speriamo, anzi me lo auguro, qui chiederei un patto col diavolo per Valentina Madonna, di continuare a pubblicare con la casa editrice e creare insieme un percorso di alta qualità narrativa, insomma. Grazie.